La serata di giovedì ha visto un significativo calo negli ascolti per la popolare fiction Don Matteo, che ha registrato 3.850.000 spettatori corrispondenti a uno share del 23,5%. Questo rappresenta una perdita di oltre 1 milione di telespettatori rispetto alla puntata d'esordio, che il 17 ottobre aveva raggiunto 4.980.000 spettatori e il 27,8% di share. La diminuzione è evidente anche rispetto alla settimana precedente, dove il programma aveva ottenuto 4.325.000 spettatori e il 24,2% di share. Nonostante ciò, Don Matteo ha comunque conquistato la prima serata, ma il trend in calo solleva interrogativi sulla sua capacità di mantenere l'interesse del pubblico nel lungo termine. Su Canale 5 la soap Endless Love ha mantenuto un pubblico stabile, raggiungendo 2.501.000 spettatori e uno share del 15,3%. Questo risultato evidenzia la solidità della programmazione di Canale 5, che continua a attrarre un pubblico fedele. Al terzo posto, Rete 4 con Dritto e Rovescio ha informato 867.000 spettatori, corrispondenti al 6,4% di share, mentre la 7 ha registrato 862.000 spettatori con Piazza Pulita e uno share del 6,7%. Questi dati dimostrano come le soap e i programmi di informazione continuino a competere per l'attenzione del pubblico, con risultati variabili. Nella fascia preserale, Pino Insegno ha mantenuto la leadership con Reazione a Catena, che ha coinvolto 2.618.000 spettatori e il 20,4% di share. Anche Jerry Scotti ha ottenuto buoni risultati con il suo quiz show, nonostante fosse in replica. Nel pomeriggio, Rai 1 ha visto un incremento con Il Paradiso delle Signore, 1.490.000 spettatori, 19,3%, e La Vita in Diretta, 2.200 spettatori, 22,4%. Tuttavia, la volta buona di Caterina Balivo ha faticato con solo 1.193.000 spettatori e uno share del 10,5%. La competizione tra le soap di Canale 5 e i programmi di Rai 1 continua a essere intensa,